una delle cose che mi impressionava molto era questo: quando i pazienti dopo la procedura di liberazione avevano una ricaduta, io lo mandavo a Paolo, Paolo la guardava e mi diceva se era chiuso o meno, e c'era una uniformità assoluta da urlo. Quando il paziente si richiudeva, questo voleva dire, richiudeva il vaso, questo faceva una ricaduta, ed era matematico, io l'avrei ricaduto, lo mandavo da lui ed era chiuso, è vero o no? Ok. Questo dato è veramente importante, perché ti fa capire che forse l'uno è il mondo uno col mondo nascosto, forse sono in comunicazione molto più importanti. Per cui questa era una prova che io mi garbava questa cosa qui. Per cui il passo ulteriore è stato questo: tutti i pazienti con sclerosi multipla recidivante remittenti che mantenevano le vene giugulari, l'asigos, pulite con un flusso normale, non ricadevano. Questa è la seconda prova che abbiamo visto. Per cui il messaggio che abbiamo dato a Roberto Galeotti era quello: cerchiamo di fare al massimo, migliorare al massimo del flusso venoso, perché basta un vaso che sia chiuso e che non sia liberato, questo può essere la condizione per cui uno ritorni a star male. Qui rapidamente i motivi della restenosi sono una dilatazione inefficace, la presenza di una valvola, per cui stiamo lavorando anche su questo, Paolo sta lavorando su questo, può esserci una rarissima trombosi completa parziale, oppure in casi ancora minori un tessuto cicatriziale esuberante. Questa è la cosa positiva che interessa a tutti voi, avere una vita migliore. Subito dopo la liberazione, quello che noi abbiamo notato, e l'abbiamo notato non al tavolino, perché a tutti i pazienti che noi abbiamo liberato abbiamo chiesto di fare un diario, raccontarci per benino quello che loro avevano. Perché queste sono cose veramente nuove, per cui qualsiasi dato, qualsiasi cosa ci può essere utile per noi per fare una valutazione. Vi ripeto, io non ho nessun interesse, come Paolo non ha nessun interesse, a raccontare delle balle. Quello che noi stiamo vedendo, stiamo aprendo forse una porta nuova, che può essere una porta decisiva. Per cui noi abbiamo bisogno di una calma assoluta, di riflettere, di lavorare veramente in condizioni ottimali. Ma io sono abituato a questo, a avere dei conflitti enormi, delle bombe che scoppiano vicino, così, però ci sono dei neurologi che non sono abituati, per cui please non stressateci i nostri neurologi, ci bisogna avere pazienza in queste cose, ok. Però la cosa bella era questa, che quello che ci dicevano, ci raccontavano, era che aveva meno fatica, il mal di testa per chi l'aveva, che ormai era una cosa abituale, andava via. La qualità del sonno migliorava, e per cui erano felici e contenti perché finalmente riuscivano a dormire in un sonno riposante, la memoria andava meglio. E poi alcune cose particolari, tipo chi di voi è malato sa che quando fa un bagno caldo è un disastro, per cui cala le forze, cala tutto, vengono fuori disturbi. Questo non succedeva più dopo la liberazione, in chi era veramente liberato. E questi dati qui indicano che esiste un legame causa-effetto con la modificazione dell'emodinamica venosa. Quindi se io ti libero, ti scarico le vene, tu stai meglio. Questo sempre grazie a Matitaccio per farti capire lo stagno in cui uno è, prima e dopo, le margherite dopo la liberazione. Questo riguarda la memoria di lavoro. Questa è la qualità del sonno e questo è il neurone felice. È il neurone felice perché ha spazio, ha respiro. E vedete i linfociti che non sanno più cosa fare, vanno in sciopero adesso. Ok, questa è la prima parte. Vi pregherei di essere assolutamente freddi su queste cose. Sono cose veramente nuove, per cui non voglio creare in voi degli entusiasmi, delle follie. Sono cose che bisogna masticare bene, sono cose che rasentano veramente, come tutte le ricerche molto molto atipiche, rasentano veramente l'incredibile. Da cosa nasce cosa? CCSY che va verso la sclerosi multipla.
Allora, l'idea che noi ci siamo fatti è questa, che ci sono delle malformazioni congenite delle vene che drenano il sangue dal sistema nervoso centrale, si crea quella che abbiamo chiamato, che Paolo ha chiamato la CCSY, e a livello del cervello ci sono due alterazioni. Uno, che è la placca, cioè la rottura della barriera ematoencefalica. Due, ci sono lo stagno. Ci sono delle alterazioni della sostanza bianca apparentemente normale, come si dice in risonanza. Se noi facciamo risonanza tradizionale non troviamo nulla di placche, però se noi facciamo uno studio particolare di spettrorisonanza troviamo che è alterato il parenchima. E questo cosa porta? La rottura della barriera porta alla formazione di placche venocentriche. Questo è il sistema venoso, vedete? Queste sono le placche venose. E vedete che le placche, questo è il metodo di contrasto, e queste sono le placche. Vedete, sono tutte venocentriche. Cioè, se vedete il puntino, ok. Al centro c'è sempre una vena, lo vedete meglio qui. Vedete queste placche indicate dalla freccia? All'interno c'è un puntino scuro, questo è il vaso venoso, attorno c'è la placca. Ricordate l'immagine della cartigenica? È esattamente questo, è un tentativo probabilmente per delimitare un fatto alterato, che sono le placche che interessano il corpo calloso, che sono assolutamente tipiche della patologia venosa e non arteriosa. Questa è un'altra bella immagine che vi fa vedere il midollo spinale con una bella placca. E la placca, vedete, è in corrispondenza. Non c'è il. No. Non c'è un. Eccolo qua. Un po' andiamo, perfetto. No? Questa. Ecco, vedete? Questa è la placca. E questa è la vascolarizzazione, che è esattamente. La vascolarizzazione venosa, che è esattamente la stessa topografia della placca. Quindi prova in più che il sistema venoso non è soltanto lì per caso, ma può essere importantissimo. Questa è in fase avanzata di malattia, vedete ci sono altri elementi che sono importanti, anche forse in fase precoce, ma non abbiamo ancora capito, stiamo lavorando su questo. C'è un alterato scarico, come diceva il professor Zamboni, a livello liquorale, e poi c'è l'accumulo di ferro in fase cronica. E questi sono i depositi di ferro, sono sempre dati, immagini che ci ha dato Aki, che è un nostro amico, vedete i nuclei della base, ma non mi soffermo su questo, il putame, ma ne ha già parlato il professor Zamboni, però su questo mi soffermo un po', perché leggevo in internet che ci sono qualche persona che ha una malattia di Parkinson diagnosticata in fase avanzata di malattie. Questo non sempre è vero, perché probabilmente questo accumulo di ferro che vedete nella sostanza nigra ha un senso, perché probabilmente è lui responsabile. L'accumulo di ferro è legato alla CCSY ed è responsabile della sindrome extrapiramidale che uno ha. Questo è importante, perché se noi curiamo la base, probabilmente curiamo anche questo. Però ne abbiamo avuto un paziente, e appena entrato in ambulatorio ha detto: ma porca miseria, ma perché me lo fanno vedere a me? Questo è un parkinsoniano, io faccio sclerosi multipla, perché cosa c'entra? No, avere una sclerosi multipla è un Parkinson, chiaro. Allora ho lavorato perché in coincidenza il professor Acchi mi ha fatto vedere queste immagini, ho detto ma allora A più B è C, e quindi questo. La caratteristica è che hanno un esame che si chiama DaT-Scan che è negativo, però rispondono bene all'L-DOMA. Quindi questo è un dato positivo, bisogna conoscerlo per trattare meglio le persone. Questo è l'IQOR. Il LIQOR abbiamo visto che è alterato. E a volte può essere un problema serio avere un liquor che non defluisce. Questa è una struttura del liquor che fa vedere, visto che si vede malissimo, però lo scarico liquorale viene a livello del seno sagittale superiore, che è questo, ma non mi dilungo su questo, però mi dilungo su questo. Quando c'è un'alterazione dello scarico liquorale, noi abbiamo una patologia che si chiama idrocefalo normoteso, che è caratterizzato da un disturbo cognitivo, da una marcia a piccoli passi e da un problema di sfinterico urinario. E questa è la mia paziente che ha assolutamente questi dati. Questo vedete nel tempo come si è sviluppato questo aumento importante degli spazi liquorali. Lo vedete? 2005, 2008, 2009, 2010.
il quadro clinico era questo, e aveva assolutamente un'alterazione dello scarico liquorale e aveva una CCS fuori. Quindi soltanto in alcune persone predisposte probabilmente succede questo. Però è importante, queste sono altre immagini, è importante conoscerlo perché si può trattare anche questo.